Allora, per la seconda puntata di Aspettando il 2019 siamo qui a Chirivani con Cosimo. Parleremo anche della stagione, soprattutto della stagione 2018, che ha visto protagonista soprattutto con Valenti ad hoc. Ecco, partendo da lei, cosa ci dici di questa cavallina? È una cavallina interessante, una cavallina siamo andati bene, abbiamo fatto parecchie corse e siamo stati anche sfortunati, Sassari si era fatto male al giovetto e poi abbiamo perso il criterio di Villa Cidro, di poco abbiamo perso male, comunque non dobbiamo ripiangere niente, qualcosa l'abbiamo vista. Siamo andati a Pisa, siamo confrontati con dei cavalli un pochettino di un certo livello, ma giusto per fare un rientro, poi vediamo un po' adesso la prossima annata, vediamo per qua. Penso che per qua sia una cavallina utile, magari fuori un po'. Allora, Valentina è stata la cavalla che si è rivelata la migliore pur sangue inglese di 2 anni in Sardegna, perché sia per numero di vittorie che per somme vinte. Ha timbrato qua a Chirivani i criteri un sardo, aveva vinto la corsa precedente, insomma, se l'ha dimostrata la migliore fino a quel momento. Come spieghi il secondo posto? Cioè, capita nei cavalli, si sa, forse una giornata no, ha trovato. Sì, a Villa Cina. Ma io penso che, a parer mio, che volevano vincere in due con la corsa e hanno fatto un po' di macello con la corsa, perché c'erano due fantini che volevano vincere con la corsa e due fantini che volevano montare con la cavalla, e a volte il voler far troppo strafare si fanno degli errori. Non do colpe a nessuno, perché ci sono corse, certo. Giustamente i pantini ci tengono a vincere, però io penso che montando con un po' più di tranquillità, non serietà c'era da parte di tutti e due pantini, con un po' più di tranquillità non la perdevamo per la corsa. Purtroppo le corse non si possono mai ripetere. Purtroppo sì. Ti volevo fare questa domanda, ma l'avevo già preparata da casa. Se ricorrono 10 volte, chi vince? Secondo me vince la mia. Sempre Valentino? Sì. Ascolta, Valentino ovviamente rimane un bel prospetto anche per il 2019. A Pisa è rientrata in una categoria forse che neanche voi vi aspettavate, perché in un'intervista dopo quella corsa Dario Vaggio stesso ha ammesso che altrimenti la cavalla che ha vinto andrà a fare una lista. Molto probabilmente. Sì. Ciò dà una dimensione, dà una linea a tutti gli altri. Quindi un po' il tiro si era alzato, anche perché era una condizionata, non c'era differenza di peso, lei correva uguale agli altri, quindi ha pagato un po' tutto. Certo. Beh, noi l'avevamo scritta un discendente, ci avevamo un po' troppi chili, allora abbiamo preferito fare con questa cosa qui, con meno chili, però sapevamo che la categoria era diversa. E comunque diciamo che la cavalla ha pagato il rientro, era un paio di mesi che non correva. E niente, la cavalla sana a posto, interessante quello, poi il discorso se ne sarà. La vedremo nel 2019, sicuramente una protagonista. Se Dio vuole. Una protagonista in Sardegna, ma può esserlo anche. Certo. Gradatamente può arrivare secondo te, ai indica principali. Secondo te? Bisogna lavorarci sopra e soprattutto bisogna andarci lì e confrontarsi con quelli e lavorare in certo modo, perché qua non possiamo arrivare a certi livelli di preparazione, perché io mi ricordo anni fa quando avevo la LTC erano cavalli buoni, fenomeni, compreso Grugliano e Calucchi e quelli lì, però bisognava lavorarci in certe piste per arrivare a certi livelli, altrimenti qua siamo sempre calati. Dall'esterno arrivano e piombano sopra il fuggitivo con Andirla e all'interno Valentia Doc che cerca lo scatto risolutivo su Andirla. Valentia Doc che va a precedere Crastu dell'Alguer, Andirla e la compagna di scuderia Bunora dell'Alguer. Allora, abbiamo parlato di Valentia, siamo qui con un'altra anziana, perché ormai è anziana, Zaira, una figlia di Pantuosco, Ardara, una grande cavalla Ardara,
era un bel prospetto l'anno scorso, forse era una Prometeo, va bene all'Inghilterra, forse era anche una delle migliori cavalle che avevamo in Sardegna. Poi dopo il derby italiano, il terzo posto al giorno delle stelle, in quella corsa caotica, e poi purtroppo si è dovuta fermare. Sì, siamo fermati perché appunto c'era questo problema, abbiamo risolto e adesso la prepariamo per l'anno prossimo, cioè per quest'anno diciamo, vediamo un po'. Penso che sia una cavalla utile. Le aspettative ci sono, sì. Su di lei sono ricordate, sì. Visto soprattutto quello che ha dimostrato l'anno scorso, per poco che ha corso, sì. Perché comunque va battuto tutti quelli che alla fine si sono messi in evidenza, sì. Nell'arco della stagione. Sì. Quest'anno ritorna, trova anche più categoria rispetto all'anno scorso. Poi l'anno scorso anche con Luzzi c'è stato qualche problemino anche lì in quella corsa. Comunque, il giorno dell'internazionale. Tutto sommato. Sì, sì. Per quel poco che ha fatto è andata bene. Sì. La si può giudicare positivamente. Sì. Dai, una parola alla corsa, sì. Ok, adesso vediamo Oroc, giusto? Il fondo arabo. Allora, parlando di Oroc, un fondo arabo, l'unico l'anno scorso, figlio del Bombolino, a fondo arabo. Su di lui erano riposte grandi aspettative. Un po' l'ha fatto vedere, ma poi un po' si è perso con l'inflazione. Diciamo, nel momento clou della stagione è venuta a mancare. Sì. Allora, il cavallo all'inizio andava bene, abbiamo vinto. Ricordiamo che lui ha vinto Nino Calvia, sì, a Sassari, sì, sì, sì. E lì aveva dimostrato tutto il suo valore. Da lì si poteva venire avanti, invece è tornato via. Sì, ti spiego anche il motivo, perché noi avevamo sempre questo dubbio che i tutti i piccoli dovevano sempre stare scendere. Poi siamo andati bene, Nino Calvia un po' ci ha aiuto e ci siamo fermati nell'idea di castrarlo. Mentre invece proprio il momento che veramente doveva dare il massimo, proprio ha peggiorato e non l'abbiamo dovuto. Perché poi i risultati, ci sono mancati i risultati nelle prestazioni superiori. Al derby non è mai entrato in corsa, no. Le corse a venire di tempo. Quest'anno? Quest'anno va bene, speriamo, non affrontare il vecchio. Sarà uno dei protagonisti, ricordiamo, delle corse a fondo arabo, perché il programma di Chilibani, a quanto pare, sì. Se è confermato, ci saranno le corse per soli fondo arabo. Sì, non sono tanti, però sono di qualità. Lui dove lo corre? Ma diciamo che potrebbe dire la sua, correndo con quelli a fondo arabo. Certo, con l'inglese a fondo arabo potrebbe dire la sua, perché cavallo ha migliorato, adesso va bene, liscio. Oroc all'interno, poi anche zio Frac che si propone. La lotta è tra questi due con un testa a testa che va tra Oroc e Zibala Degonare, poi Zenia Durgalesa, zio Frac e Zisca. Bene, siamo qui con il puledro di 3 anni, si chiama Altar Contasa, nome curioso, molto curioso. È un figlio di Sellis, Ombra Ombra. Ombra Ombra è la figlia di Umbra Re, è lo studio di... La sua genealogia, la genealogia da parte della mamma, che ha dimostrato di galoppare, perché ricordiamo che la mamma è la sorella uterina di Paganella. Che ci dici questo? Ma non era tanto in condizione quando è arrivato, adesso mi galoppa parecchio e ti dirò che va bene. Deve essere preparato ovviamente per la stagione che viene, sì. Il 29 c'è la debuttante, lui lo vedremo in pista. Vediamo se tutto va bene. Tutto va bene, perché c'è un po' di influenza in giro e i cavalli sono un po' tutti presi, tutto in corso. Vediamo. Il cavallo va bene, secondo te è più la distanza o può fare tutto? Ricordiamo che l'internazionale 1008 è grande da 2008. Per adesso è un po' sveglio, però poi acquisiscono anche tanta distanza, il lavoro, insomma, si va tanto. Ti metto al sangue e tu di questa razza poi siamo tutti a punto? No, no, questo è il primo. Allora Cosimo, chiudiamo l'intervista con un ricordo di Grontes.
Dantes ha vinto il derby italiano, sì, giusto? Però prima ancora di andare a Roma il cavallo è stato domato, ha debuttato qua. Sì, in due corse. È stata una grande soddisfazione, immagino, per te. Beh. Non ricapiterà, penso. Cioè, che ricapiti nel futuro mi sembra alquanto improbabile. Sono mosche bianche quelle. Sia perché è cambiata l'ippica, soprattutto rispetto a quegli anni, e poi come hai detto te, sono mosche bianche. Raccontaci un po' il periodo di Grand Test qua in Sardegna. Cambiata l'ippica, sono venuti a mancare delle scuderie importanti e quindi gli investimenti sono diversi. E cavalli di un certo valore, penso che qua per adesso non ritorneranno più. È stata una grande soddisfazione. E ci siamo accorti subito di questo cavallo che era un fenomeno. Così è andata. La corsa dove l'avevi vista? Non ero andato per Scaramanzia, c'avevo anche il biglietto dell'aereo 4, me l'avevo guardato a casa. Quando l'hai visto a centropista scattare? È stato... del derby italiano di galoppo con Daiano che è passato ma è sotto la minaccia di Groom Tess, il tifo del pubblico per il portacolori italiano, ancora in vantaggio il tedesco Daiano, ma su di lui incombe l'ombra grigia, la sagoma grigia di Groom Tess. Il traguardo è vicino, vince un cavallo italiano, Groom Tess, Dario Vargio impeccabile in sella, in seconda posizione Daiano, poi Private Seal, Distant Way in quarta posizione. Grandi cavalli in corsa Grontes e Calucchi, come stallonano un po'... Sì, hanno lasciato un po' desiderare. Come lo spieghi tu da uomo di cavalli? Ma io penso che per nascere un puledro buono ci vuole anche la madre. Certo. Perché io penso che i puledri maternizzano molto. Ci vuole il padre, però penso che maternizzano molto. Ok, chiudiamo l'intervista con un saluto. Ti saluta Sport River Beat e ti ringrazia per questa intervista. Sa fan della gente che onora un custo scoros.